Alistar Top potrebbe vincere contro Teemo perché è squishy e solo se lo fai full AP. Se tu fai Alistar Tank e sei contro Teemo, gli fai WQ, hai tolto un quarto di vita a Teemo e hai finito la combo. Teemo ha tre quarti di vita e tu hai gli autoattacchi. Come vinci contro Teemo? Scusate. Se lo fai full AP puoi vincere. Semplice. Nasus è un champion molto altalenante, signor Lampada. Può essere fortissimo, può essere una merda. Per quello non viene giocato ad un certo livello. È facilmente abusabile. Se non lo abusi early game diventa imbattibile, ma se riesci ad abusare early game non fai in tempo a scalare che hai già vinto. Penso che Diana sia un champion troppo forte. Che lo siamo stasera? Mi sembra abbastanza chiaro, vista la cornice silver di tutti i giocatori in game. È sempre la stessa Supremacy. È sempre verde. Kenzo gioca full tank contro Darius perché lo spingi sotto torre. Ah, solo Darius. Ma questo è Ghosting, Rus per i Merdinger. No, è Merdinger, non ti permettere di ghostare. Non posso andare a inculare il blu, Buffanlucky. Volibear non viene snobbato a dello alto, anzi viene piuttosto giocato. Monnezza, non ce l'ho a me, da quando ho fatto il cambio di PC non... Vediamo se cede alla voglia di entrare nella box. No, non cede. Dai, lo so che lo vuoi, Renekton! No, 15 secondi. No, sì, fa in tempo. Sei arrivato tardi, Ashert. Qua. Ecco. Sotto torre. Io non penso ganchi già a Mumu, però non si sa mai. Ai ai ai, abbiamo farmato la metà dei minion. Come ti senti, Renekton, aver farmato la metà dei minion? Non deve essere una bellissima sensazione. Maledetta Q, guarda. Ma va bene così. Renektone è confuso, Fieri cringe, Fieri cringe. Fieri cringe, se cre... Scredita, 3 mesi, bentornato, caro. Cazzo, è stato triggerato dai minion. Merdosa box. Oh no. Come farò, Renekton? Come farò? No! Oddio, sì, l'ho preso, meno male. Oddio. Ho ceduto, lo ammetto. Va bene. Ci ha flashato, è ok. Ci accontentiamo. Grazie Larry. No, Larry ti ho già ringraziato prima. Non ti ringrazio più, Larry, mi dispiace. Sì? Va bene. Ok. Arrivederci. Next try.
Un po' presuntuoso, hai ragione. Adesso lo rimettiamo in riga. Adesso lo rimettiamo in riga. Amico Renekton. Mamma mia. Sa che Shaco counter è il numero uno di Renekton. Tuk. Devi piazzare una bella box. Vuoi seguirmi ancora un po'? Signor Minion? Non so, chiedo. Tuk. Bene. Oh no. Oh no. The joke's on you. Ok. Niente, mi è scaduta la box. E allora ce ne andiamo. Vediamo un po', Renekton si azzarderà o non azzarderà? No, che non azzarderà. Lo conosco. L'ho imparato a conoscere il mio amico Renekton. Beck! Purtroppo non posso rimanere in lei, mi piacerebbe o non posso? Allora. Oh no. Aspetta, qua. Purtroppo una plate la prende, ma mi sa anche due. Ma lì non ci potevo fare niente, oh. Purtroppo non lo poco abbastanza. Dov'è Baolo? A casa sua. Dov'è giusto che stia? Ah. Ragazzi, chi è stato? Ok. Shaco andrebbe meglio mid, sì? Contro i champion, contro i major ranged tipo Emerdinger? Cosa fa? Contro Syndra? Contro Orianna? Ormai questo ha capito, purtroppo. Eh sì. Non c'è molto da fare. Vedete, non osa lui. Ah, pusherò. Se non vuoi osare, push. Tuk. Guardate qua che bel fastidio che gli sto dando. Ah, però pusha un po' troppo sto ragazzo. Peccato. Oh, c'è una pianta. Sì, che c'è la pianta, eccola. Molto bene. Purtroppo ha tanto sustain questo qua. È dura per me. Fede Marche, grazie del Prime. Benvenuto a Felix Army. Grazie mille, caro.
scelto lo streamer giusto da subare. Carretto morto di infarto. Purtroppo adesso ha preso il push lui. Mi posso solo limitarmi ad aspettare. Boh, ragazzi, chiacchieriamo nel frattempo. E qua purtroppo. Cook. Mamma mia, che paura c'ha questo. Ah, guardato addirittura lì. Niente. Ho voluto gankarmi Merdinger, che ci devo fa? Assolutamente niente. Giustamente lui nemmeno se l'aspettava. Un possibile gank di Merdinger. Gangbang. Vabbè, direi team difference un po' in sta partita. Ah, ma siamo 8-2. Ultalo. Bravo. Ok. Quando torno in sua scuola, quando tornerò a scuola. Rune sono queste. Sta ghostando Emer, non c'è nulla che io possa fare. Tanto sto game, pure mettendo la monnezza, San Gennaro, chiunque sulla minimappa, non ci sarebbe molta differenza. Direi. Welcome. C'è proprio un po' di team difference qua. Forse una plate riesco a prenderla. Non mi dispiacerebbe, sono un po' di soldi. Vai. Magra consolazione. Vedete, lui ormai fa il mio gioco, dice piuttosto che ingaggiarlo o cos'altro, io me ne vado e via. Guarda, aiuto! Vabbè, 1200 mi serve qua. Andiamo back. Back. E torniamo in lane con la maschera. Mi sa che do via il Doran's Ring. Screditta Cirdix 100. Vabbè, 11 a 3. Quanto, ragazzi, ti piace il costume da bene da 1 a 10? Screditta 6,9. Grazie mille dei bits, caro. Enemy Rampage, Enemy Rampage, Enemy Rampage. Posso sentire anche qualcos'altro? Enemies Legendary. Ok, forse è meglio di no. Vabbè. Che alla fine è poi lui che sta straintando. Gli altri non è che stiano andando così troppo male. Vedete, lui ha capito che mi deve ignorare, basta. Questo è ciò che fa. Oddio. Oddio, la box, mi è scomparita. Vabbè. Indominus Tarzan, grazie del Prime e benvenuto a Verix Army, bello, benvenuto. È super mega spaventato, ma è anche Renekton, quindi non c'è nulla che io possa fare a riguardo. Ma io ho tirato la ulti. Oh, vabbè, tanto sto game è finito.
Agree for. Ecco, abbiamo messo le cose in chiaro. Ripubblichi tutte le partite uncut? No. Tipo questo sarà uno di quegli uncut che non uscirà. Quindi soltanto voi, ragazzi, è inedito per la live, pensate voi. Un champ con 6 livelli bassi anche semplice e buono da usare? Renekton. Doppio shutdown. Oh, li ho motivati? Che è successo? Siete stati motivati, ragazzi. Ottimo. Renekton è stra-abusato in competitive. Sì, perché... Allora, il fatto che Renekton è un champion che prende facile... Cioè, è un champion pressoché imbattibile, no? In 1v1. È partito il cosa ne... Beh, effettivamente è un po' più interessante del game il cosa ne pensi. Ma Ekrim non è neanche quello che fa più schifo. Pensate un po' voi. Pensate un po' voi. Fiora P, una merda. Però, oddio. In realtà con Lich Bane e Nashortooth non è neanche così male, però... Cioè, Lich Bane e Nashortooth è la combo... Per far funzionare AP champion che non sono AP. Questa è la verità. Perché sono oggetti che ti danno tanto danno a prescindere. Cioè, sugli autoattacchi praticamente. Quindi effettivamente. Sì, Jububu, però non è una spell così. Cioè, capito? Pensa a Viego, per esempio. Mamma mia, devo sempre essere contro sto tizio. Che palle. Han perso contro questo. Vabbè. A ognuno il suo, no? Come si dice, ragazzi. Che lo sia sul main. Ho finito le placement, sono gold 1, però non so, non ho voglia di giocarci. Aiuto, aiuto! Aiuto! E mo che si fa, ragazzi? No, drago di merda! Mamma mia, ho rischiato qua. Oppure che ce la possa avere di nuovo la ulti. Ah no, ok, forse non l'è andata... Ok, va bene. Vabbè. Niente. Peccato per quella box. Ok, l'unica kill l'ho fatta io. L'importante è mettere in chiaro le cose, ragazzi, o no? Dai, ci abbiamo la zona intera, ragazzi, lo shutdown di Emerdinger. Oppala.
Fiddlestick è forte, non mi fa impazzire come champion. Non è così facile da usare bene. Poi tanto lo Wailo la gente non sa cos'è il Trinket rosso, quindi non riesce mai a fare una ulti SD contro il Trinket rosso, non sa cosa sono, quindi quello è il grosso limite di Fiddlestick sotto un certo elo. Io vi giuro, tutte le volte che gioco con questo account e becco Fiddlestick, o non ce n'è mai stato uno che si fosse buildato il Trinket rosso. Mai! Ma glielo dici? Ma vi ricordate quando ho detto... vi ricordate? Non mi ricordo qual è l'uncut. Ma vi ricordate quando ho detto al mio Fiddlestick jungler, dopo non so quanti minuti, di comprare il Trinket rosso, e lui mi ha risposto che cos'è il Trinket rosso? Vi ricordate quel game? Non so in quanti voi c'erano. Vabbè. Un cut spettacolare, ragazzi. Dice al Fiddlestick di comprarsi il Trinket rosso e ti risponde che cos'è il Trinket rosso. Scusa, il ritardo, padron. Ma che sta succedendo in sto game? Boh? Boh, ragazzi, boh. Una gran bella domanda. Ottimo TP, assolutamente necessario, Xert. Assolutamente necessario. Grazie Pochino, grazie mille dei 6 mesi, bentornato. E Lucky Nolo, 15 mesi qua di ritardo, tranquillo, andando di più i miei alleati, quindi non è un problema. Grazie mille del sub, caro. Non riesco a farmi almeno questo, viene un Pantheon a rubarmelo all'ultimo. Signor Pantheon. Ok. Almeno questo non è stato rubato, ecco. Meno male, mi è andata bene, meno male. Heimerdinger palesemente sta andando a cercarmi. Rubiamo un po' di giungla al nostro jungler. Lui, visto che ci rispetta, ce la lascia. Anche perché non può fare altrimenti. A me che Cirdix 100. Rubati come i primi in chat. Fate prime. Avete visto perché abusato in competitive sto pick? Parlo di Renekton, ovviamente. Ecco, avete la risposta. Avete la risposta. Oh, nice. Qualcuno è finito sulla trappolina, ragazzi. È partita la Comet. Come fa? Oh, ecco, che cazzo. Ma non c'ho i soldi. Andiamo così, allora. Volevo il Magi, cioè ci stacca qua. Allora andiamo con l'Oblivion Orb. Tuk! Oh, guardate cosa c'è qua. Sarebbe stato anche da Baron, ma non me la sento, onestamente. Devo essere onesto, non me la sento. Ah, oh, Diablus! Grazie 11 mesi. Bentornato, Diablus. Bentornato. Oddio, anch'io. Questo non era necessario, però vabbè. Preso esempio dal migliore. Tic, 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 tic. Renekton, a parte questo, non sta facendo niente. Secondo me sbaglia, perché è proprio nel mid game dove Renekton dà il meglio di sé. Perché è diventato grosso da lane in phase, essendo imbattibile come champion in lane.
e dovrebbe iniziare a fightare con i suoi alleati, sfruttando il fatto che lui vale quanto 3 champion, però non lo sta facendo. Continua a splittare fosse come fosse un Tryndamere. E noi fightiamo e i suoi alleati perdono. E Merdinger sta a 6-1, Moe 6-4. Guardate quanto farm c'ha questo. Cioè, questo qua era un bot, sta a 6-2 adesso. Porca troia. Ecco. Perché la coppia non si muove? Oddio. Tu. Ottimo. Comunque. Sono sicuro all'85% che mi sta stream sniperando. Se Renekton entra nel fight siete fottuti. Ni. Dipende dal nostro magico Hecarim. Ok. No, la box. Che cazzo. Oh, che campione, ragazzi. Che campione magnifico. Campione magnifico. Vupincia, bravo, bravo Pyke. Eccolo, è lui. Niente, non è lui. Mamma mia, che campione magnifico. Applausi in chat, è un campione magnifico. Spam di Fieric Eds, addirittura nuova emote. Miku Mayu, grazie dei 9 mesi, bentornato a Virix Army, Miku, bentornato. Fieric Eds in chat, guardate che bella nuova emote se non l'avete vista. Fatta col culo, però, boh, mi andava, perché il fake GG era un po' vecchio, Fieric Eds. Fieric Eds. Tuk. Dovrei farmi anche la Lich Blade, dovrei farmi troppi oggetti. In effetti. Anche se non è la build da assassin questa, quindi insomma. Oddio, questi vogliono fightare, mi sa. Oh, c'è questo. Questo è importante da prendere. No, torre del cazzo. Dai, amici, una guardina la mettiamo? No, cazzo, ho messo troppo vicino. Vabbè. Non è stata una bella cosa quella lì. Guarda dov'è. Niente, devo tippare sulla torre per... Ah no, era lì. Vabbè. Ok. Fantastico, ragazzi, o no? Fantastico. Come sta andando avanti sto game? Che cazzo? E indovinate perché? Perché non c'è Renekton. Perché non c'è Renekton? Io ulto per aiutare i miei alleati, lui no. Una leggera differenza. Alla fine non abbiamo surrendato. Perché? Perché i nemici hanno intato. E Merdinger, ragazzi...
Fuori dalle orbite proprio è finito. Da 6-1 a 6-6. Un po' vergognoso di Merdinger. Controlla un po' la live, che forse puoi prendere qualche spunto. No, spara quello, stronzo. Ma Renekton non sta trollando, semplicemente lì ha sbagliato tutto. Cioè, perché lui è andato back per poi andare in top lane, appunto perché aveva visto che stavo splittando, però avevo il TPO tippato into fight. Mamma mia, Hecarim, però anche te. Ok. Vai, vai. Ah, sono qua, Mumu. Venite, ragazzi. Venite mentre il vostro team muore. Sei quasi, Renekton. Guardami, Renekton, sono qui. Mamma mia, come l'ho biebato. Mamma mia, come l'ho biebato, ragazzi. Porca troia. Mamma mia, come l'ho biemmato, Renekton. Renekton, sono qui. Prendi il bravo, prendi... Vabbè, un po' più di scudo, non lo so. Questo? No, è che mi sta morendo. No, è che mi sta morendo, c'è troppa poca vita, là. E io lo farei onestamente, però troppa paura qua. Va bene, ragazzi, va bene lo stesso. Vi voglio bene uguale. Quello è morto. No, siamo troppo low qua. Il Baron fa pentakill, lasciamo stare che è meglio. Vabbè, ma pensavo avesse lo smite W, cioè ragazzi, Hecarim in W smite si refulla. Però vabbè. Voglio ricordare che Pyke era 0-5. Poi ha tirato qualche ulti a destra e a sinistra. Ecco lì, la Nemesi, il signor Renekton. Io non so se lui c'ha il TP o no, però secondo me dovremmo fightare, la butto lì. Non ho fatto, mica, ma one shottato. Non ho fatto in tempo. Vai, Pyke. Proprio. Si aveva il TP, purtroppo. Peccato. Colpa mia, però mi ha veramente one shottato sto tizio qua. Non ho fatto in tempo più già la zona. Mamma mia, Renekton. Se solo il mio team avesse un po' di healing reduction. E intanto Caitlyn.
shit. Job guided, sì, without me. Ok, boh. Non lo so, cos'è una challenge? Vuole tipo perdere? Ha detto, vabbè, dai, rendiamo il tutto più spicy, perdiamo il game. Mi piace lo spirito combattivo di questi alleati. Ottimo spirito combattivo, ragazzi. Raga, cosa volete contestare il mio TP? Aia. Ok. Serve una mano ai miei alleati. Oppala, invece... Fatevelo, fatevelo. Fatevelo assolutamente, ragazzi. Eccomi. C'è qualcuno in base? Ci vado io, mi sa. Ok, ok. Purtroppo non ci potevamo far nulla lì. Preferivo assicurarmi il Baron e di vincere il fight piuttosto che difendere. Secondo me è ok. Non è così grave aver perso questi inhibitor. Quanti anti-ling abbiamo? 1, 2. Vabbè, dai, pensavo peggio. Vai. Serve pushare la top? Assolutamente sì. Diamo un po' di andarci allora. Lei ci dovrebbe farselo, sì. Dovrebbe. Comunque, continuo a dire che Shaco è più forte con la Rocket Belt. Io qua volevo farla perché, visto il team, ho detto, vabbè, amo Morenecton. Non gli farò... gli faccio il solletico con la Rocket Belt. Beh. Ce ne andiamo qua, è pieno di gente. Che gli vogliamo dire? E... Nice! Grazie del blue buff. Vabbè, ma fammi un po' più di danno, no? Ho capito. Very nice. Ok. Potremmo chiuderla tutti in mid, eh? C'ho più tarantella? Potete richiederla con i punti del canale. No, scusate, con i bits. Ma un altro scudo? Sono ritornato dalla tomba. Niente. Potevamo finire il game? No.
Loro dicono di no. Grazie. Potevamo finirlo. Ok, torno col TP. Ed ecco come trovare un game. Niente. Meno male che c'è Samira, però. Nice. Va bene. Ottimo game, ragazzi. Niente, purtroppo il fan non ha vinto il game. Unlucky! Alex, grazie di 4 mesi. Bentornato a Verix Army, Alex. Bentornato. Grazie Edoardo per i beats, grazie Bikumai. No, già ringraziato. Welcome back to the Fierix Army. L'onore è dura qua. È dura. Grazie Is Legend, ciao, 2 mesi, bentornato a Verix Army. 3 mesi. Bentornato Is Legend, bentornato. Coincidenze? Coincidenze, ragazzi? Coincidenze? Welcome. Io non credo.